Ed eccoci qua, care amiche, benvenute sul canale Madame Crochet e bentornate al nostro appuntamento del mercoledì sera con Uncinetto Insieme. Eccoci qua, dopo la pausa estiva riprendiamo come promesso con la seconda stagione. Brevemente spiego che cos'è questa rubrica a chi fosse un nuovo iscritto. Questo è un appuntamento che ho ideato a gennaio dell'anno scorso per lavorare insieme un progetto che poi sono diventati vari progetti. Inizialmente siamo partiti con una coperta fatta di mattonelle, la coperta dell'amicizia, ma poi c'è stato anche tanto filè, c'è stato uno scialle, c'è stato un maglione, insomma, ci sono stati tanti progetti che abbiamo realizzato l'anno scorso, trovandoci tutte insieme, chi vuole naturalmente, unendosi alla chat sul canale il mercoledì sera alle 21:30. Allora, per questa seconda stagione io ho deciso che l'appuntamento sarà bimestrale, quindi una volta ogni 15 giorni, perché è un po' più leggero per me come impegno. E comunque questo non ci impedirà di stare insieme e di creare qualcosa di bello. Questo appuntamento è stato molto apprezzato da chi lo ha seguito l'anno scorso, anche e soprattutto nel periodo purtroppo della quarantena, quando eravamo tutti in casa, tutto il giorno, e questo uncinettare insieme la sera, chiacchierando e chattando. Devo dire che ci ha tenuto molta compagnia. Quindi, vi siete molto affezionate a questa rubrica e ho deciso di riproporla anche per questa stagione. Allora, mentre aspetto un po' che tutte si colleghino, vi dico che questa sera non avrò la mia tisana, ma sto bevendo il caffè. Perché per la tisana è ancora presto, qui fa ancora caldo, non so da voi, ma qui domenica prossima sono previsti 32 gradi, quindi è un po' presto per le tisane, anche se in realtà c'è tanta voglia di tisane e di infusi. Allora ne sto parlando perché una persona che segue questo appuntamento per la prima volta mi può dire: ma cosa c'entra con l'uncinetto? C'entra perché l'anno scorso è stato le tisane è stato un argomento molto gettonato durante queste serate, soprattutto d'inverno, quando ci trovavamo qui nel nostro salottino virtuale a lavorare tutte insieme. Molte di noi avevano la tisana, me compresa, e quindi ci scambiavamo i consigli sui gusti, sui nuovi gusti delle tisane e su come degustarli. Allora, stamattina sono andata a fare un giretto alla Peters House, che è un negozio molto bello qui in città, non so se c'è anche nelle vostre città, ma qui ormai sono tanti anni che c'è questo negozio. Ci sono tutti i tè e tutti gli infusi di frutta speziati e anche alcune miscele di caffè, e è un negozio dedicato completamente agli amanti del tè e delle tisane, perciò ci sono anche tazze, teiere, scatoline per conservare il tè. E quindi stamattina ho fatto un giro qui per vedere se ci fosse qualcosa di nuovo per l'autunno. Vedete, qui c'è. Non ho comprato niente. Invece, mia sorella, che è venuta con me, si è
comprata un nuovo infuso dell'autunno che non so se c'è qua, vediamo, che poi me l'ha fatto annusare, ma era profumatissimo, fico, rosa, e rooibos, questo qui, questo tipo di tè che non è proprio tè, sono delle foglie, è una bevanda tipica del Sudafrica. Molto buono e praticamente era una nuova miscela autunnale che loro hanno lanciato adesso a settembre. Comunque ci sono tutti questi, vedete, che belli, che buoni soprattutto. E lei mi diceva che è molto buono il rooibos al cioccolato, che è composto di rooibos, cacao, zenzero, cannella, radice di cicoria tostata, malto d'orzo, cardamomo, pepe nero, aroma di cioccolato. Quindi questi sono gli ingredienti. Chissà, chissà che magari nei prossimi giorni non faccia un salto a prendermi questo tè. E guardate qui, io ho già addocchiato questi infusi di Natale. Sogno di Natale, strudel di mele, mandarino e cannella, buon Natale, sweet Christmas. Guardate che per esempio questo, mela, ibisco, cannella, foglie di mora dolci, scorza d'arancia, rosa canina, chiodi di garofano. Sogno di Natale invece contiene tè nero indiano, gusci di fave di cacao, pezzetti di ananas, corteccia di cassia, uva passa, legno di sandalo, pezzetti di cocco, mandorle, fiori di tè, cardamomo. Sì, insomma, ce ne sono tantissimi e buonissimi. Ecco, quindi volevo farvi vedere questo che ho preso in previsione delle prossime tisane che consumeremo qui al nostro uncinetto insieme. Allora, direi di, mentre bevo il mio caffè, di partire con il progetto dell'autunno, che è come anticipato, nel video di domenica. Uno scialle morbido, avvolgente, semplice, che ci servirà per il prossimo autunno-inverno. Allora, intanto, prima di cominciare, volevo farvi vedere un altro progetto che ho iniziato e chissà quando lo finirò, che è questo. Guardate che carino questo punto a noccioline con gli archetti. Questo voleva essere nella mia testa un maglioncino tutto bianco da mettere sopra un vestitino a fiori con colori molto autunnali. Ecco, lo volevo finire entro un paio di settimane, ma poi mi sono arrivati un sacco di mi sono arrivate delle commissioni per il negozio Etsy e quindi ovviamente questo verrà declassato perché prima devo realizzare le commissioni. Questo qui è fatto con questa lana Galles che è un prodotto in vendita sul sito Lane di Biella. È 75% lana, 25% acrilico. Molto bello questo filato per fare questi lavori così, maglioncini, cappelli, sciarpe da portare tutti i giorni e da lavare senza particolari problemi. Allora, invece, il mio scialle che ho deciso di chiamare
scialle rosso di sera, perché mi piace molto questo modo di dire, verrà fatto con questo filato che vi ho fatto vedere. Questo qui è un filato che ormai, vedete, 5 euro l'ho pagato, era in offerta della DMC Brio e ormai è un bel po' di mesi che è lì che aspetta di essere trasformato in qualcosa di bello e quindi secondo me rosso di sera con questi colori ci sta benissimo con questo scialle, con lo scialle che faremo insieme. Allora, ho ordinato anche dei filati da lana di biella con dei colori bellissimi, anche quelli sfumati super autunnali. Speravo che mi arrivassero entro oggi per fare il video, per magari prendere in considerazione di fare lo scialle con quello, con quelli, perché ci sono dei colori molto belli simili a questo. Però non mi è ancora arrivato il pacco, quindi stasera utilizzerò il mio filato, questo qui della DMC. Allora, iniziamo. Primo giro. Facciamo un cerchio magico. Quindi, allora io lo lavorerò con un uncinetto numero 4. Come sempre dipende dal vostro filato. Se il vostro filato è più grosso, regolatevi di conseguenza. Se è più sottile, ovviamente prendete un uncinetto più sottile. Faccio un cerchio magico. Come faccio? Tengo la codina così tra il pollice e il medio, giro il filo tra indice e medio e faccio un incrocio. Vedete? Così. Poi passo l'uncinetto sopra il primo capo, afferro il secondo e lo faccio passare sotto il primo, facendo questo movimento, creando una asolina. E poi prendo di nuovo il primo filo. Primo filo che ho subito a disposizione lì dopo l'uncinetto e lo faccio passare attraverso l'asolina. Spero che siate riuscite. Potete farlo se non riuscite a fare questo passaggio, perché alcuni di voi mi hanno detto che proprio non gli viene, insomma, gli viene male questo cerchio magico. Potete fare 6 catenelle chiuse a cerchio, se molto semplicemente. Allora, adesso io faccio 3 catenelle, una, due, tre, che sostituiscono la prima maglia alta e lavoro 5 maglie alte all'interno del cerchietto, quindi o all'interno del cerchio magico o all'interno dell'anello di catenelle. Una, due, tre, quattro, cinque. Ecco qua. 5 catenelle, contando anche le 3 di avvio. Il numero diventa 6, quindi devo avere in tutto 6 maglie all'interno del cerchietto. Questo filato si lavora molto bene, è un filato classico bello da principianti.
Allora, tiro il cerchio, tiro la codina e chiudo l'anello. Così, vedete? Spero ci siate tutte. Questo è l'avvio del nostro scialle rosso di sera. Allora, adesso secondo giro. 3 catenelle, 1, 2, 3, sostituiscono la prima maglia alta. Giro il lavoro e nella stessa maglia di base lavoro una maglia alta. Una maglia alta e adesso in ogni maglia di questa prima riga lavoro due maglie alte, quindi faccio un giro di aumenti. Perciò faccio nella catenella successiva una maglia alta, filo sull'uncinetto una maglia alta nella stessa maglia, filo sull'uncinetto nella maglia successiva una maglia e un'altra nella stessa maglia. Nella maglia successiva una maglia alta e una seconda maglia alta. Maglia successiva una maglia alta e un'altra. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e le ultime due maglie le faccio qui sulle 3 catenelle di avvio. Quindi mi infilo l'uncinetto nella terza catenella e faccio una maglia alta e due maglie alte. Ecco qui, ne devo avere 12, quindi nel primo giro 6, nel secondo 12. Bene, adesso terzo giro. 3 catenelle, voltiamo il lavoro. Adesso qui facciamo una maglia alta nella stessa maglia di base. Delle 3 catenelle. Ecco qui. Poi una maglia alta nella maglia seguente. Nella maglia successiva facciamo 2, ne facciamo 2, facciamo l'aumento, quindi una maglia alta e una maglia alta nella stessa maglia di base. Nella maglia successiva ne facciamo una, quindi facciamo degli aumenti alternati. Nella maglia successiva ne facciamo due. Una nella maglia successiva, due nella prossima maglia, una due una, due, e qui nella terza catenella delle 3 di avvio una maglia alta. Concludiamo la riga. Ecco qui. Quindi
Quindi adesso dovremmo avere 18 maglie, le contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Molto bene, allora prendo un po' di filo e adesso iniziamo il quarto giro. Quarto giro, adesso qui facciamo una catenella e giriamo il lavoro, però non conta come maglia. Qui ci troviamo sulle 3 catenelle di avvio che praticamente contano come una maglia alta, perciò qui facciamo 2 maglie basse all'interno della stessa maglia di base, quindi iniziamo con 2 maglie basse, poi successivamente ci troviamo il gruppetto di 2 maglie degli aumenti della riga precedente e qui lavoriamo una maglia bassa sulla prima maglia e una maglia bassa sulla seconda. Poi abbiamo una maglia alta singola e qui lavoriamo l'aumento, quindi una maglia bassa e una maglia bassa nella stessa maglia, gruppetto di 2, quindi una maglia bassa nella prima maglia, una maglia bassa nella seconda, maglia alta singola sottostante e qui aumento, una maglia bassa e una maglia bassa nella stessa maglia, gruppetto di 2, una maglia bassa nella prima, una maglia bassa nella seconda, maglia alta singola, qui facciamo l'aumento, 1, 2 maglie nella stessa maglia, gruppetto di 2, maglia bassa e maglia bassa nella seconda, una, e qui facciamo l'aumento, una maglia bassa e una maglia bassa nella stessa maglia di base, gruppetto di 2, una maglia bassa nella prima, una maglia bassa nella seconda, una, aumento, 2 maglie basse nella stessa maglia e qui l'ultimo gruppetto di 2 e qui facciamo una maglia bassa nella prima maglia e una maglia bassa nella terza catenella delle catenelle di avvio. Ed ecco qua, a questo punto dovremmo avere 24 maglie. Adesso le contiamo, ma mi sembra che ci siamo. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Scusate, mi metto gli occhiali perché ovviamente sono ciecata e non vedo. Allora, la prima catenella non viene contata come una maglia. Qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ok, perfetto. Questo è il quarto giro. Allora, quinta riga. Allora, facciamo 4 catenelle. Una, 2, 3 e 4. Voltiamo il lavoro e saltiamo 2 maglie di base, quindi una e due, e nella terza facciamo un gruppetto di 3 maglie alte doppie, 3 maglie alte altissime. Quindi 2 volte filo sull'uncinetto,
ci infiliamo qui e facciamo la prima maglia altissima, una, due volte filo sull'uncinetto, due volte filo sull'uncinetto, tre. Ecco qua, vedete, ho fatto 4 catenelle, ho girato il lavoro, ho saltato due maglie, una, due, e nella terza ho fatto il gruppetto di maglie alte doppie. Adesso faccio una catenella, salto due maglie di base, una, due, nella terza faccio un altro gruppetto di maglie altissime. Due volte filo sull'uncinetto. Una, due, tre. Una catenella, salto due maglie di base, una, due, nella terza, tre maglie alte altissime. Una, due, tre. Una catenella, salto due maglie di base, una, due, nella terza, tre maglie alte altissime. Una, due, rifaccio perché si è il filo si è impigliato, quindi 3, una catenella, salto due maglie di base, nella terza 3 maglie alte altissime. Una, due, tre. Una catenella, salto due maglie, una, due, nella terza, gruppetto di tre maglie alte altissime. Alte altissime. Non ditemi che per tutto il giro ho detto tre maglie alte altissime, tre maglie alte doppie o tre maglie altissime. Maglie alte altissime. Vabbè, non fateci caso, adesso qui si è impigliato il filo. Allora, 3 maglie alte doppie. Ecco qua, una catenella, salto due maglie di base, nella terza. Tre maglie alte altissime, tre maglie alte doppie, una, due, tre. E adesso qui salto due maglie, qui ho le due maglie alte, due maglie basse sottostanti. Faccio allora una maglia, e
salto questa maglia qui e faccio una maglia alta doppia qui nell'ultima maglia, quindi mi infilo qui e faccio l'ultima maglia alta doppia che però è singola. Ok, questo è la mia quinta riga. Intanto qui sta cominciando ad entrare il senape e io sono molto felice perché quando vedo le sfumature che cambiano mi diverto tantissimo. Poi dicono alcune dicono che si sono stancate di questi sfumati, io invece li trovo emozionanti da lavorare, ecco. Allora, quinta riga, spero che ci siate tutte. Ecco, allora adesso facciamo il sesto giro, la sesta riga, vedete che si è già formato l'embrione del nostro scialle. Mi piace molto, devo dire che mi piacciono di più questi scialli così un po' rustici rispetto a quelli tutti lavorati pizzosi. Sono belli anche questi, perché anche quelli tipo pizzo. Daria, un'amica che ci segue sempre, mi ha inviato una foto dello scialle della sera, che è stato uno dei progetti che abbiamo fatto l'anno scorso, e finito, lavorato con filo di Scozia, quindi molto sottile, e devo dire che è un vero capolavoro, sembra un pizzo, veramente stupendo. Vi metto la foto. Vi metto la foto qui così potete vedere lo scialle della sera che abbiamo fatto l'anno scorso e che io non ho terminato. Tra le mie decine di progetti iniziati e non terminati c'è anche quello, e dovrò terminarlo perché comunque finito è proprio bello. Quindi se non l'avete terminato vi consiglio di andare avanti e finirlo. Potrebbe essere un bel regalo, di Natale per qualcuno. Come questo, del resto, anche questo potremmo farlo, pensare a un regalo di Natale, anche perché, come vedete, mi sembra abbastanza veloce da lavorare. Allora, facciamo il sesto giro, l'ultimo di questa sera, poi ci fermiamo per questo mercoledì. Prima volevo ricordarvi di sostenere Madame Crochet. Sostenete il canale iscrivendovi se non siete iscritte, commentando il video, se volete potete condividere il video sulle vostre pagine e se volete offrirmi un caffè virtuale potete farlo al link qui sotto, Madame Crochet PayPal mi offrite un caffè e io sarò felice. Se potete, ovviamente, se non potete o non volete o non vi fa piacere o per qualsiasi altro motivo, continuate comunque a sostenere il canale seguendo i video e questi appuntamenti fissi. Bene, adesso facciamo il sesto giro. Allora, quindi sesta riga, una catenella. Voltiamo il lavoro, io però prendo un po' di filo e qui entra in gioco il giallo. Bene, voglio proprio vedere l'effetto. E facciamo una maglia bassa su ognuna delle maglie successive.
Quindi la prima maglia ce l'abbiamo subito qui e facciamo una maglia bassa. Una maglia bassa sulla seguente, una maglia bassa e una maglia bassa. Eccola qua. Adesso nello spazio di catenella che abbiamo subito qui, facciamo due maglie basse. Però io non entro qui nella catenella con l'uncinetto, ci vado sotto perché viene un effetto più bello. Quindi passo sotto con l'uncinetto e faccio due maglie basse nello spazio di catenella. Adesso faccio 3 maglie alte basse su queste, sì, 3 maglie alte basse, scusate. Dopo le 3 maglie alte altissime, stasera mi mancavano le 3 maglie alte basse. Vabbè, allora sto inventando dei punti nuovi. Allora faccio 3 maglie basse sulle maglie altissime che ho qui, ne ho 3. Allora, una, due e tre. E qui ho di nuovo lo spazio composto da una catenella e faccio 2 maglie basse qui sotto, qui dentro. Poi di nuovo il gruppetto di 3 maglie alte, faccio una maglia bassa, una maglia bassa e una maglia bassa, catenella, 2 maglie basse dentro la catenella. Nel gruppetto una maglia bassa e una maglia bassa, catenella, aumento, quindi 2 maglie basse nello spazio di catenella, gruppetto, quindi una maglia bassa sulla prima, una maglia bassa sulla seconda e una maglia bassa sulla terza, spazio di catenella, 2 maglie basse, gruppetto penultimo. Una maglia bassa nella prima, una maglia bassa nella seconda, una maglia bassa nella terza, spazietto di catenella, 2 maglie basse. E dovrebbero essere 6, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ci siamo, perciò alla fine di questa riga abbiamo 36 maglie. Adesso abbiamo le ultime maglie e qui lavoriamo. Una maglia bassa nella prima, una maglia bassa nella seconda, una maglia bassa nella terza e una maglia bassa sulla quarta catenella di avvio. 36 maglie, abbiamo concluso il giro. Ecco qua, guardate che carino. Devo dire che mi piace molto, già così. Lo vedo che viene come piace a me. Bene, care amiche, allora per questa sera ci fermiamo qui per questo nostro primo appuntamento della seconda stagione di Uncinetto Insieme del mercoledì. Vi ringrazio per aver partecipato così tante e per il vostro entusiasmo che avete dimostrato in questi giorni. Con la ripartenza della programmazione del canale, vi ricordo che il prossimo appuntamento sarà mercoledì 23, mi sembra, 23 settembre, e poi prima di ottobre comunque vi renderò note le date di ottobre, che comunque saranno sicuramente la prima domenica di ottobre con Caffè Crochet e poi il primo e il terzo mercoledì con Uncinetto Insieme, in cui proseguiremo con il nostro challe. Allora, care amiche, vi ringrazio tutte. Vi abbraccio e vi auguro una felice e serena notte.
ci vediamo presto questa settimana. Se comunque mi arriveranno i filati nuovi, sicuramente farò un video per farveli vedere. Grazie a tutte, buonanotte, un abbraccio.